Sono Rossana Rizzardi e mi occupo del marketing e del settore commerciale della CFT Rizzardi SRL. Riteniamo che la partecipazione alle fiere sia tuttora una cosa molto, molto importante per lo sviluppo di un'azienda, soprattutto a livello internazionale. La EMO sicuramente è un appuntamento irrinunciabile, seguiranno altre partecipazioni. A breve parteciperemo ad una fiera, la FMB a Valsufflen, che tratta della componentistica delle macchine utensili, quindi diciamo prettamente rivolta al mercato tedesco. Poi ci saranno altri appuntamenti il prossimo anno importanti come la MB a Stoccarda, di nuovo la DIMU qui a Milano e insomma cerchiamo di puntare molto sulla partecipazione a queste fiere. Attualmente la CFT Rizzardi esporta circa il 30-35% della sua produzione. Principalmente nel settore delle macchine utensili, diciamo un 80% riguarda la componentistica delle macchine utensili, mentre il 20% è più mirato all'automazione industriale. Per la vendita all'estero ci avvaliamo di agenti e rappresentanti in loco. Attualmente abbiamo aperto un ufficio a Monaco di Baviera proprio per seguire direttamente il mercato tedesco, che attualmente è un mercato di punta per quanto riguarda la produzione di macchine utensili. Io sono Roberto Rizzardi, in CFT mi occupo della parte di direzione della produzione, quindi seguo, diciamo, la fase progettativa dalla progettazione da parte del nostro ufficio tecnico, composto da 5-6 persone, alla fase di realizzazione, in realtà di assemblaggio, perché noi ci occupiamo quindi sia della parte tecnica che dell'assemblaggio. La nostra forza sta nel stare molto vicino, diciamo, alla customizzazione per i clienti, quindi andare molto a cercare di parlare con gli uffici tecnici dei nostri clienti in modo da studiare con loro dei progetti e delle macchine che possano essere il più vicino alle loro aspettative. Noi praticamente come costruzione di cambi utensili adottiamo una tecnologia che, diciamo, abbiamo brevettato e che abbiamo chiamato tecnologia chainless, cioè non utilizziamo nessun tipo di catena sui nostri magazzini utensili. Pertanto i nostri magazzini sono fatti, come potete vedere, semplicemente dal movimento di ogni portautensile. Un'altra caratteristica che, diciamo, ci contraddistingue nell'ambito produttivo è quella di aver cercato di evitare l'utilizzo dell'idraulica. Le nostre macchine, come il CTNE, la nostra navetta, è composta da semplicemente meccanismi a camme, quindi tutte movimentazioni che sono elettriche o al massimo pneumatiche. In particolare in questa macchina non sono neanche pneumatiche, quindi non c'è idraulica, questo ci permette di avere degli ambienti puliti poi all'interno delle aziende presso cui i nostri prodotti andranno e anche a livello ambientale sicuramente un miglioramento. La nostra produzione è basata su tre grosse famiglie di prodotto che sono le unità lineari, quindi traslatori ed elevatori, sempre comunque con la tecnologia a camma, con l'utilizzo dei sistemi di movimentazione a camma, la famiglia dei cambio pallet, che sono soprattutto utilizzati nell'ambito automotive, e la famiglia predominante comunque rimane quella del cambio utensili, che sono praticamente il 70% della nostra produzione. I cambi utensili vanno dai più piccoli, quindi quelli con cono HSK25, fino a quelli più grandi, che arriviamo fino a coni HSK100 o CAP-C10. Qui alla EMO siamo presenti, oltre che con il nostro stand, attraverso dei nostri clienti che hanno esposto comunque i nostri cambi utensili sulle loro macchine. Sono cambi utensili molto particolari, studiati in co-engineering proprio con i loro uffici tecnici, in modo da poter proporre sempre un prodotto che sia all'avanguardia e che possa differenziarci dai nostri concorrenti il più possibile e che ci porti praticamente 2 o 3 anni di vantaggio sui concorrenti, soprattutto sulla concorrenza asiatica, che inizia a diventare sempre più forte e pressante anche in Europa. La nostra capacità di assistenza tecnica pre-vendita e post-vendita ci permette di avere un vantaggio significativo da questo punto di vista.